Ci tocca, non ci tocca, eh. Mm. Eh. Eh. ecco, è la podcast uh, sulle serie tv un po' come la vita si fanno tanto per fare, mm. parliamo Beh. anche di Modern Family, senti il tono luttuoso con cui te l'ho detto insomma. Eppure dovrebbe essere una serie briosa, brillante, anzi anche un po' anticonformista, Modern Family. No, un po' anticonformista. Eh, credo che fosse. Eh, 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 un po', no, esatto, qua chi ascolta non può vederci, ma ci stiamo scatenando dei piccoli sim, simulazioni di balletti per appunto dare un'idea di. Oddio, è un po' modern è Family In teoria doveva essere. Ti ricordi quando in Boris a un certo punto di, decidono di fare la locura di usare. <ride> in, secondo me, in teoria, Modern Family era stata un po'. Era dicendo, ah, non so, non facciamo una c'è la coppia omosessuale? C'è questo, c'è quest'altra, c'è Los Angeles, c'è la procaccia Colombiana. Sì. vabbè. invece poi. La locura. Eh, la locura, esatto. Mm. E invece, un po', po', un po' esattamente come nella locura di Boris, che era funzionale ai più biechi meccanismi e retrivi meccanismi della produzione televisiva eh, di massa, così è. Così, così è Modern, Modern Family. Family. noi partiamo dal presupposto che tutti voi che ci state orora ascoltando sappiate cosa sia Modern Family. O almeno Boris. <ride> effettivamente ma comunque insomma, adesso va bene dai chi non Facciamo ha visto di... almeno 10 secondi 30 secondi di, mm. di Modern Family esatto. sarà capitato mm. finiamo qua la puntata andiamo... <ride> vabbè allora ci siamo riprosposti abbiamo dichiarato di il nostro Family. amore eh, eh, è un amore incondizionato in sì. realtà Modern Family Reggie di Forte è una serie mm. e se lo dico e quindi faccio una sorta di auto da fene, non lo so comunque è una è... Io l'ho vista tutto dalla prima yeah. all'ultima puntata Attenzione, stiamo parlando di 11 stagioni pari a 250 episodi E non, non torneranno mai più quelle ore <ride> Quel tempo perduto non tornerà mai Fortuna più Fortuna che ti stimo moltissimo amico mio mm. Perché qua hai perso punti <ride> eh sì, eh, eh, vabbè. e non torneranno mai <ride> che più quelli, Come i giorni perduti guardando Modern Family Perché? Ma chi lo sa, sai, no. potremmo chiedercelo di tante cose scelte sì. della vita, e sai cos'è? No, il bilancio di una vita <ride> è la somma di, di, di una serie di scelte catastrofiche una dietro l'altra. Quindi, 250 episodi li ho visti dicevi? tutti, in ordine okay. consecutivo, dal primo all'ultimo. Vabbè, ma in realtà, sai, sono, è quelle, sono quelle serie come dire, dopolavoristiche, diciamo, sì. in <ride> un certo sì. senso. diciamo, Non ho voglia di vedere, spariamoci sì. uno, o due puntate, 20 minuti a puntata, una commedia, una sitcom, voglio dire, leggera. Peraltro, onestamente, fatta a sai bene assai. eh beh diciamolo perché insomma eh, altrimenti sembra... ahimè sì eh, certo. cioè, ah, fra l'altro parliamo di una serie che ha avuto un successo strepitoso perché ahimè è successo sì successo planetario vista e rivista dappertutto serie ad onda dal 2009 al 2020 basta ricordare diciamo prima 11 mm. stagioni 250 episodi e attenzione la bellezza di 22 Emmy raccolti premi Emmy, Emmy raccolti oh. mm. Di cui, e questa è la cosa forse più interessante, è rivelatrice: per i primi cinque anni consecutivi, ogni singolo anno l'emmy come miglior commedia. O I vari premi al cast, gli attori, i protagonisti, non protagonisti, eccetera. Ma per cinque anni consecutivi, miglior commedia nelle sue prime cinque stagioni, cioè è il segno di, oggettivamente di una forza di impatto culturale che eh ha sì. avuto molto volte. Che adesso scherzi a parte, ci perdonerete per le faccezze iniziali, ma e soprattutto io cercherò di perdonare me stesso e di <ride> ottenere il tuo, il tuo Beh, perdono per aver visto tutto Model Family, è il motivo per cui ne parliamo, sì. Uh, Model Family uh, recupera una tradizione uh, che fu una, una grandissima tradizione seriale televisiva mm -hmm. uh, quella della famiglia Happy Days, Arnold e, e Bradford si potrebbe addirittura la casa della prateria uh, si potrebbe davvero uh, citarne uh, ad libitum e che però uh, si era andata uh, un po' perdendo certo. uh, spegnendo Causa, vogliamo retoricamente dire, la disgregazione della tradizionale famiglia? Beh, l'evoluzione dei costumi anche banalmente, per cui alla certo. fine la commedia familiare. Ricordiamo che già Arnold, per mm. esempio, aveva de de una coppia bianca che adottava. Uh -huh. uh, due figli neri, certo, una figlia bianca, un certo. punto, madre. infatti Modern Family è stata salutata non a caso, lo dico a, mm. a corroborare ciò che stai dicendo tu, proprio come il grande ritorno, ritorno in grande stile della commedia familiare. Eccola, alla, eccola. Alla. Quella, quella è la cosa. Ed è così. Cioè, è la cosa. Non a caso si chiama Modern, mm. Family. Sì, esattamente, ma è, ideologico fin dal titolo. Programmatico, programmatico, ideologico e al contempo però in realtà vagamente ingannevole, o meglio, ingannevole perché se uno si, aspetta, mm. si aspettasse che questo Modern... Eh, dia conto delle complessità, delle sfaccettature, della fluidità delle famiglie do, di oggi. No, non ci siamo. Eh? Non ci siamo non assolutamente, ci siamo. siamo da tutt'altra parte. Mm. In realtà è, ma insomma, magari ne parleremo meglio, quasi un sì. rigurgito reazionario. Quasi forse, non so se sia il canto del cigno non Quasi. Ecco, eh, comunque, esattamente. È, è proprio mm. un rigurgito reazionario. Mm è eh, il moderno visto dal tradizionale assoluto ti, ti ricordi come si dice no la famiglia è la cellula fondamentale della società ah, Insomma, è appunto uh, una formula raccapricciante sì. ma però di vasto consumo e diffusione certo. e questa serie racconta esattamente quello allora diamo un attimo di, di, sì. di coordinate abbiamo Partiamo detto che la capo. serie è andata in onda dal 2009 al 2020 quindi in realtà uh -huh. è, si è conclusa non molto tempo fa e per l'appunto ha avuto un enorme successo fra l'altro 2009 e 2020 vorrei ricordare 11 anni che trascorrono significa anche che gli di questa di questa sitcom, diciamo così, si invecchiano parte bambini esatto. e, e si finisce davvero esatto. Oppure nel caso di quelli un pochino più adulti, stagionati, si finisce ecco sul limitarlo eh, esattamente. <ride> Okay. Allora, di che, cosa, di che cosa parla? Siamo a Los Angeles, e siamo nella parte suburbana di Los Angeles, quindi nelle, nei quartieri bene e piacevoli, mm. dove è piacevole vivere di Los Angeles. E tre famiglie, tutte e tre famiglie di successo, benestanti. Eh, benestanti mm, vorrei anche dire, fra l'altro tutta bianche, tutta, più o meno sostanzialmente, salvo poi degli aggiustamenti che ci saranno, eccetera, eccetera. Sì. Che cosa racconta Modern Family? Beh, Modern non Family... c'è traccia di nero, no? Eh, esattamente, bene, no, no okay. davvero. Oh. E, è una famiglia allargata quella di Modern Family. sono fatta da tre gruppi che sono tra di loro diversi. C'è una famiglia che è la famiglia nucleare tradizionale, cioè madre, sì. padre, tre figli di età e sessi diversi, quindi Fila uh, Phil e, Phil Claire. e Claire esatto sì. che poi hanno i figli non mi ricordo, mi ricordo va bene è mio... mi la ragazza detto, più grande no. non mi ricordo Luke il ragazzino Luke. Ah, ecco, esatto. Buon, buon per lui va beh, insomma, ce due su tre li abbiamo azzeccati <ride> va bene poi c'è la famiglia omosessuale invece che sono due uomini che a un certo punto decidono <ride> di ad... <ride> Adottare Ken una... e Mitch, una... ah, okay. esatto, che decidono di adottare una, una ragazzina vietnamita, una ah, bambina vietnamita che poi diventa sì. una ragazzina perché, è ovviamente, certo. passano gli anni e cresce, eccetera. E poi c'è questa famiglia mista invece, che è, uh, diciamo copia di Seconde nozze. Lui è un uh, signore un pochino più agé ultra yankee, ah, sì. okay? lei, questa esplosiva sudamericana che è Sofia Vergara, con sì. un figlio di primo letto pieno di complessi e di eh, difficoltà, e poi più avanti uh -uh. ci sarà anche lì un nuovo fiocco uh, azzurro. Diciamo a, a, anche per questa coppia, esplosiva. Uh fino anche nel décolleté sempre soprattutto, generosamente soprattutto nel décolleté Posto esatto che esattamente. esattamente va bene Gloria è il nome del personaggio interpretato da Sofia Vergara mm. è questa appunto colombiana particolarmente esuberante peraltro quasi incomprensibile se si guarda in lingua originale nel senso che ah. parla un americano estremamente caricaturalmente accentato e urla costantemente okay. è, è, urla sguaiatamente ma è molto divertente <ride> perciò è molto colorito allora svegliamo eh, stancamente il i rapporti familiari tra, quest tra queste tre famiglie c'è cioè, un patriarca che è il signore più anziano che sta con la colombiana sì, in seconda nozze che è il più benestante e diciamo, certo, il più rico di tutto, è un imprenditore di successo è alla fine eh. della carriera sta, sta per andare in pensione insomma, cosa faceva eccetera, Armadi eh, facciamo Armadi è cioè, sono, poi ogni tanto saltano fuori queste storie che sono anche abbastanza divertenti di, di suoi mh, con, conflitti commerciali industriali con altri produttori di Armadi vabbè insomma stiamo parlando di cose che, come vedi forse l'Armadio è anche significativo eh. perché in the closet <ride> uh, vabbè insomma Comunque, sì. mh, ehm, allora lui è il patriarca ed è il padre mm. della, uh, di Claire e di, e di Mitch, cioè di. la moglie della membri, famiglia tradizionale e del roscio della, della coppia, coppia gay, omosessuale. Sì. Esattamente. Mm. Bene. Lui è questo patriarca neopensionato che sta per andare in pensione in crisi di identità, ha questa appunto Procace, moglie colombiana, sì. questo figlio che ha adottato, diciamo, molto complicato, sì. dall'altra parte Claire e Phil, con il, il, naturalmente con tutta la dinamica dei ragazzi che crescono via via, e quindi uno alla volta vanno via di casa, si allontanano, guardano oltre, eccetera, eccetera, sì. lasciano il nido, e poi Mitch, Cam, eh, Mitch e Cam la, la coppia omosessuale, alle prese con la difficoltà di crescere una bambina, peraltro asiatica, ovviamente, ecco. Ma tutto questo... Tutto questo fatto con una leggerezza che in realtà è una. Ho detto quasi leggerezza che. è insostenibile. Sì, perché in realtà più che leggerezza forse avrei dovuto dire superficialità, sì, diciamo così. Sì, insomma. Sì. Per carità, ripeto, garbatissima commedia. Mm, cui... Dopo l'abolistica, ecco. come dicevo. Esattamente. Nel senso che è, è vero, tutte queste situazioni danno il là per un'eterna commedia degli equivoci, sì. eh, dove tutto è preso alla leggera. E di moderno e, e di complesso non si affronta mai niente mm. fondamentalmente. Ma si ride, eh, ci si diverte, perché intendiamoci, le dinamiche tra i personaggi, Ma le sì, cose, è, eccetera. È cioè la coppia uh, omosessuale che adotta una bambina vietnamita mm. affronta un tema moderno, sì. evidentemente. Ma lo fa in un modo uh -huh. eh, per cui il lieto fine è sempre all'orizzonte. Certo, 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 certo. Niente. Eh, eh, anzi, eh, rischiano spesso e volentieri di essere caricaturali. Eh, mi riferisco ai due gay, per esempio. Ehm, rischiano spesso e volentieri di, di, di fare la, la, la parte del gay: beh sì, ma, ma sempre all'interno di quel cliché siamo eh, dalle ci, parti ci del vizetto, siamo dalle sì, parti, ecco sì, insomma, per capirci sì, del cliché di de, 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 de un cliché. cliché bonario. Eh. Buon, bonario sì. Ma insomma, per appunto. È leggero, esatto, elegante, insomma, perché, eh... Tutti gli aggettivi che possono anche sembrare positivi, ma che è, credo sia abbastanza evidente nella nostra reccezione Ma non è una così. trovata brillante nella narrazione nella struttura narrazione siiva di questa serie, c'è il documentary. Eh sì, allora, è l'artificio per cui una storia che in realtà è una storia di, di finzione, evidentemente viene raccontata come se fosse ripresa da qualcuno, come se fosse un documentario sulla vita di questo e quest'altro. In America è stato direi introdotto da The Office, dalla versione americana di The Office che per appunto dove è stato popolarizzato, diciamo che, così, che la... riprendeva inglese, Sì, sì, riprendeva quella inglese perché avevi l'idea di documentary? Ma sai che ho un momento di vuoto in cui non me lo ricordo. Oh, Credo lo di Ma no, penso di sì. Penso assolutamente sì. di sì. Penso di sì. Dai, Però la versione quella... inglese non la conosce nessuno in America e tutto sommato abbastanza poco nonostante i ricordi. Non service. è americana nemmeno l'idea del movimento. Ma non importa, non è sua <ride> importanza. Bene, tutto diventa <ride> americano sì, certo. dopo pochi, pochi anni e un paio di passaggi. <ride> ok. Allora. Uh, il in, in devo dire che in Modern Family, no? tu stesso hai introdotto adesso il tema è usato con particolare efficacia sì. ed è forse la cosa più divertente e gradevole perché questa logica del divano cioè ciclicamente i personaggi in particolare uh, Claire e Phil ma non solo, si raccontano sul divano come se stessero per l'appunto raccontando confessionale, un confessionale da grande fratello esatto. questo naturalmente produce tutta una serie di effetti lo fanno anche, anche Mitz sì e... Cam uh -huh. uh, così come anche il patriarca, i genitori, ragazzini. Gli ragazzini. Certo, sì. E questo naturalmente produce un effetto di distanziamento divertente estranamento, perché, estranamento, vero, perché sì. cioè io, io racconto una cosa, ma in realtà ho visto cosa è successo, cioè io spettatore ho visto cosa è successo e, e mi accorgo che quel personaggio ha la sua rappresentazione, che è molto parziale, limitata. Insomma, è, oggettivamente è fatta bene. È fatta, eh bene. Sì, è scritta bene. È molto fatta bene, esatto, è fatta bene, recitata bene. Come sempre, gli attori sono, sono, sono molto bravi. Perché l'idea di fondo è, è questa: chi farebbe un documentario su, sulla quotidianità di queste famiglie medie. Borghesi e lei. Il partito repubblicano, <ride> premesso nessuno, e chi andrebbe avanti 11 anni. Il partito repubblicano insiste <ride> <Assondare ride> tutti i momenti e perché questi si confessano, si confidano a un indistinto autore di, di sì. questo documentary sì. che in realtà è lo spettatore stesso <ride> esatto. <ride> evidentemente. Esatto. Quindi eh, tutto questo per dire che c'è un'atmosfera surreale di straniamento che pervade mm. Eh, ma in modo anche lì sottile, uh -huh. eh, tutta la, la commedia. Senza mai disturbare, esattamente. Non senza mai provocare e, davvero sì, spostamenti. In questo, non disturbare, sono in Modern Family sono davvero fantastici. Non, non, non provocano, non disturbano, eh sì. non, turbano non turbano, mai. Esatto. E, uh, però si fa sì che lo spettatore accetti fin da subito questa condizione surreale mm. di. Mochium di, mm -hmm. di racconto di straniamento e che sembri quasi la condizione normale mm. dell'esistenza di Beh, queste certo, famiglie: un'esistenza costantemente osservata, costantemente a favore e di, di telecamera a sì. favore di telecamera, in cui ciascuno può riraccontare sì. la propria storia secondo la propria angolatura, come gli pare. Per certo, va. però io riprendo il tema che tu hai introdotto prima, perché ovviamente è il tema cruciale del motivo per cui parliamo di questa serie oggi, e cioè. Lo statuto di questa, di, questo, di questa sitcom che si definisce, si autodefinisce, si titola Moderna nella rappresentazione mm. della famiglia, ma in realtà per l'appunto è quasi, diciamo prima, un, se non un canto del cigno, un manifesto programmatico della nostalgia per la famiglia e i suoi valori. Faccio un paio di esempi di cose che mi hanno, che mi hanno colpito, e l'ho anche scritto in un articolo per eh, il sito di Mondo Serie. Per dire, ehm, proprio la coppia omosessuale che... In teoria sarebbe quella più, diciamo così, moderna e avanzata no? tra quelle mm. che ci vengono raccontate. È, cu è curiosa perché mentre vediamo scambi di fusioni. Tra il patriarca e la sua giovane moglie colombiana, ma anche tra Philippe e Claire, cioè la coppia eterosessuale e quindi più ordinaria, eccetera, non mancano gli scambi di fusioni ehm, non mancano persino accenni di erotismo, seppur estremamente castigato, ovviamente giocoso, eccetera, eccetera, nella coppia omosessuale non c'è mai niente. È come se questi vivessero in una specie di altrove <ride> sì. astratto, di ecco. Assessuata, esistenza Qu amorosa. Questa cosa ha realmente provocato delle polemiche, fra l'altro nel corso del tempo, per cui è stata un po' corretta con dei bacetti casti che <ride> da una certa stagione in avanti iniziano ad esserci. Faccio un altro esempio. Perché, perdonami, ci sì? sono le associazioni... Beh, certo. eh, è giusto che scendano in campo eh, dicendo la rappresentazione certo. non, non è adeguata. Certo. Fantastico. Beh, sai, quando, quando hai a Fantastico. che fare con un prodotto Però. di così grande successo, che beh, significa sì. anche di così grande penetrazione popolare, sì. è naturale che tu dica, beh, no, 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 Non ci rappresenta. Correggete, correggete. Poi, ti oh, faccio un altro Dio. esempio. Oh, la, la, la donna e il lavoro. In sì. tutte le prime stagioni non c'è una donna che lavori. In questa, in questa serie poi da un certo ah. punto in avanti anche di proteste cose eccetera quindi è il curioso anche caso di una serie televisiva di grande successo che si corregge man mano esatto ha <ride> un, un rapporto più con la realtà no? voglio sì, dire per cui eh, a noi piacciono tanto queste cose sì, ma in questo caso è, sì. è, è davvero così perché effettivamente dice "No, e quindi allora Claire diventerà l'erede di suo padre quella che lo, lo soppianta proprio nella fabbrica nell'azienda okay. la conduzione dell'attività e poi Gloria stessa mette in, in campo delle attività uh -huh. in e si capirà chi è l'attivo e chi è il passivo tra uh, Minch e Non granché e... in realtà. Questo, quella rimane sempre la cosa un po', <ride> po castigata. <ride> su, su, eccetera, eccetera, Love is in the air. Tendenzia, okay. casti, Tendenzialmente castigata. <ride> castigata mi sembra anche l'aggettivo giusto, tutto sommato, per finire. <ride> Però le donne cominciano, come, ah, eh, cominciano eh, a vabbè. essere imprenditrici ah. di sé. Esattamente, e, e poi l'altro tema se ci pensi, che, che è clamoroso: cioè nel raccontare non solo una famiglia, ma una famiglia allargata e addirittura tutta una serie di famiglie e di sottofamiglie, eccetera, o oh, non c'è una relazione che sia instabile, cioè la stabilità della relazione è la, rela la condizione sine qua non. Da, è, direi esatto, è quel lieto fine all'orizzonte sì, di ogni puntata, tendenzialmente, sì, sì, sì. Esatto. sì no, no. Certo, eh, la cioè, rottura uh, è non è prevista, è no, inconcepibile esatto. e eh, quindi la famiglia è per come sempre come lo era per gli Arnold oh. o Happy Days, mm. eh, era proprio la condizione. <ride> Non, non, non si può pensare a modern family se, se mi spacchi la famiglia eh, esattamente, Insomma. altro che la modernità. Viviamo nel tempo sì. dell'implosione e dell'esplosione sociale in realtà della superframmentazione proprio della, del tema della famiglia, della sua disgregazione, della sua trasformazione verso orizzonti che non è neanche facile intuire, decifrare e capire. Che è un grande tema del nostro tempo. E per, ti, ti faccio un esempio: la famiglia disfunzionale. No? È che è diventato un tema così pervasivo nella diciamo, letteratura televisiva del eh, nostro sì. tempo persino i supereroi tu Dici hai scritto bene. tu hai scritto su di uh, Umbrella Academy forse fin no? troppo pervasiva eh? sì perché non c'è più una famiglia normale tranne quella di Modern Family tra virgolette. <ride> però adesso una famiglia felice però a parte gli di scherzi disfunzionalmente felice eh? Eh, sì ma, ma dis disfunzionalmente perché perché alla fine in realtà è una famiglia non che non si lasciano mai <ride> ah ok d'accordo vabbè l'hai sofisticata un pochino sì, troppo ma... però diciamo Modern Family effettivamente nella sua pretesa di raccontare la famiglia decide di ignorare quello che invece è interessante tema. ha la pretesa di raccontare la famiglia o è forse una grande menzogna che consapevole di essere tale si pone come momento di felicità dopo lavoristica sì. quando dici che viene riproposta il grande ritorno della famiglia nel mondo seriale eh, dicevi prima per Modern Family effettivamente allora riporta anche quell'oretta di benessere, in questo caso i 20 minuti diciamo uh -huh. dell'episodio, eh, che segue una giornata stressante vissuta al lavoro e con la propria famiglia, certo, <ride> tra le altre certo, cose, certo. e quindi si entra nell'utopia eh, della famiglia felice. Eh, magari consapevolmente è, è, è tutto questo. E io qua ti chiedo in causa lo spettatore, però allora, perché hai, hai ragione, tu fai una, una riflessione che è anche sofisticata e hai ragione. Cioè, da un punto di vista, come dire, programmatico, si chiama Modern Family. E il punto è questo: al di là delle intenzioni, evidentemente della sagacia, dell'astuzia, della, della furberia e dell'abilità anche sì. dei suoi autori, che, che costruiscono esattamente quello che tu hai, hai accennato hai introdotto, ma il punto è d'accordo, ma come viene percepita questa cosa sì. da chi la guarda? Ed è, ed è questo il tema, in realtà, se, se vogliamo, un pochino problematico. Perché lo spettatore medio, e questa è una serie esattamente da spettatore medio, da mercato di massa, eccetera, la guarda. Illudendosi o convincendosi di essere gli stesso, come dire progressista, avanzato, moderno, alla page esatto, eccetera, di accettare eccetera. accettare la modernità, eh, no, questa modernità perché è, questa, è quella la modernità: eh, certo, questa garbatissima rappresentazione di una coppia <ride> omosessuale casta che non ha problemi neanche di striscio. Di questa coppia interrazziale, ma insomma, con questa colombiana prorompente eh, si potrà ben capire, eccetera. E, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutto rimane nelle dimensioni e nel perimetro, per appunto della famiglia. E ora l'incubo che proponi è il seguente. È lo spettatore medio a proiettare Modern Family come incubo o è la stessa Modern Family a proiettare la mediocrità nello spettatore?